Una esposta in procura per chiedere chiarimenti su che fine abbiano fatto, se e come siano stati utilizzati i fondi ministeriali ricevuti nel 2019, pari a oltre 1 milione di euro, per attivare la rete delle cure palliative domiciliari per i pazienti nella ASL di Pescara. A depositarlo, lamentando la mancanza di trasparenza nel recepire informazioni sia da parte dell'ente che della ASL, il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli, che in conferenza stampa con il consigliere Silvio Paolucci e l'associazione I Colori della Vita sottolinea come proprio l'azienda sanitaria di Pescara sia l'unica sul territorio a non aver mai attivato tale rete. Il rapporto Agenas ci dice che la regione Abruzzo è molto indietro per quanto riguarda le cure palliative domiciliari. Tra queste, in particolare la ASL di Pescara non ha una rete delle cure palliative domiciliari, e questo, diciamo, è un fatto risaputo fin dal 2019, quando presentai un'interpellanza all'assessore Verì per chiedere, insomma, di attivare sul territorio un servizio specialistico per cure omnicomprensive per persone malate terminali, che potessero accompagnare loro, ma anche i loro familiari, all'interno della propria abitazione verso il fine vita. Beh, tante rassicurazioni, sono passati 2 anni e mezzo da allora, non è stato fatto assolutamente nulla. Il bello è che però la Regione Abruzzo, e in particolare la ASL di Pescara, prende dei soldi. Per esempio nel 2019 per l'LP3, per un progetto obiettivo che riguardava proprio l'assistenza palliativa domiciliare, la ASL di Pescara ha percepito 1 milione e 200 mila euro. Ora, noi abbiamo cercato in tutti i modi di chiedere che cosa c'è stato fatto con questo fondo, se è legittimo l'uso che ne è stato fatto, di avere le carte, insomma, di questa situazione. Purtroppo alla carenza di queste cure si è aggiunta la mancata trasparenza sia del Ministero a cui abbiamo scritto, sia dell'ufficio ispettivo della Regione Abruzzo. Per questo, a 2 anni e mezzo di distanza, crediamo di aver fatto tutto il possibile, di aver cercato di portare la situazione in consiglio, di averlo richiesto con numerose note, accessi agli atti e conferenze stampa. Nulla è stato fatto. Riteniamo che la popolazione della provincia di Pescara abbia diritto, come tanti altri cittadini d'Italia, ad avere queste cure. Per questo ci rivolgeremo con un esposto alla procura. Per il capogruppo del PD in Regione Silvio Paolucci, l'ennesima dimostrazione di come la Regione Abruzzo su certi tipi di servizi sia inerte e poco trasparente. Sarebbe ora, dice, che qualche risultato di civiltà anche con l'umanizzazione delle cure inizi ad arrivare.